Buongiorno a tutti. Buongiorno. Iniziamo come al solito con nominativi fritti e mappamondi. Scrivi qualcosa. Fai clic per aggiungere un testo. Per aggiungere testo, fare clic all'interno della casella di testo e quindi digitare o incollare il testo. Scegli l'elemento che vuoi aggiungere e fai clic su casella di testo. Digita qualcosa nella casella di testo. Benvenuti a tutti. Oggi c'è con noi Tommaso Guariento e discuteremo di cose che riguardano il lontanissimo futuro e il lontanissimo passato. Come tutte le ultime puntate che si rispettino, vogliamo, diciamo così, fare un discorso in prospettiva sul radioso avvenire che ci attende di scrittura non lineare. Tommaso, diciamo così, con Tommaso condividiamo un po' questo lavoro sulla ricerca all'interno della SOS e discutendo sono nate tutta una serie di riflessioni, in particolare per quello che riguarda le pubblicazioni scientifiche e la scrittura scientifica in genere. Tommaso, ci sei? Sì, Ah, ok. stavo aspettando. Beh, intanto ciao a tutte, ciao a tutti, sono molto contento di partecipare a Radio Babele. E sì, come diceva Luciano, abbiamo fatto una serie di riflessioni soprattutto sulle modalità, diciamo, di pubblicazione, sia nel senso di come funzionano i sistemi di revisione, sia come si presentano visivamente i documenti. Insomma, ne è nata una discussione rispetto a questi due possibili lati. Questa immagine da Cell, che è un giornale di biologia, è un visual abstract, cioè è una sorta di riassunto del contenuto testuale dell'articolo sotto forma di immagini. Queste sono immagini che hanno una somiglianza abbastanza iconica con la realtà, più una serie di simboli grafici che rappresentano dei passaggi logici, più una scansione temporale nelle varie parti. Quindi, insomma, è una modalità diversa di presentare l'avanzamento del lavoro scientifico. È significativo che una rivista scientifica, un journal nello specifico, consideri questa modalità come necessaria per ogni submission, insomma, per ogni proposta di articolo. E mi sembra molto significativo. E appunto questo ci sollevava l'idea che perché non pensare a una forma di scrittura scientifica che parta proprio da un'idea non lineare del testo? E perché non pensare a un contesto, un luogo in cui sviluppare tutto questo, sia come strumenti, sia come luogo dove pubblicare articoli con questa forma? Insomma, qui c'è un altro esempio, se riesco a farlo partire, che ha trovato Tommaso, a proposito degli strumenti che ti aiutano a scrivere non linearmente, ce ne sono tanti. In questo caso, Tommaso, se vuoi dire qualche parola su questo Sì, notato. allora, beh, per questa applicazione devo ringraziare Silvio Lorusso che me l'aveva consigliata. Diciamo che l'aspetto secondo me interessante, questa è una, ce ne sono altre, questa praticamente serve per prendere degli appunti sotto forma di mappa e inserimento di oggetti in 3D.
L'aspetto più interessante è che appunto ricalca in un qualche modo delle modalità cognitive che sono molto antiche nella nostra specie, che sono appunto quelle del ragionamento attraverso delle immagini e l'orientamento cartografico. Quindi fondamentalmente alla parte di scrittura aggiunge queste altre due cose, l'orientamento e l'utilizzo di immagini, che insomma faranno parte di una serie di tecniche che vedremo un pochino più avanti, che insomma nell'introduzione di un insieme di tecniche di stampa e di divulgazione del pensiero scientifico si sono perse fondamentalmente per favorire la rappresentazione lineare e testuale. Ma non solo, anche l'altro elemento forte qua dentro, l'analogia, chiaramente. Mm-hmm. Riconduce tutto ad un'analogia geografica. Beh, comunque è assolutamente affascinante pensare di poter ragionare con strumenti che non si basano sulla mimesi di quello che è il libro, come si è, diciamo così, in qualche modo fissato nel Rinascimento. Infatti, a questo proposito, abbiamo portato un esempio, che è quello del Sfera Mundi di Sacro Bosco, che è stato uno dei libri più pubblicati appunto fino alla fine del Cinquecento, uno dei testi scientifici più pubblicati. E l'intero, se no, è inoltre uno dei testi fondamentali scientifici più diffusi nel tardo Medioevo. E, è interessante notare come appunto le trasformazioni che questo testo ha subito nel passare dalla scrittura a mano alla scrittura alfabetica, alla scrittura, scusate, tipografica, il tipo di trattamento grafico delle immagini che diventano via via illustrazioni sempre più separate dal testo. E questo modello è il modello che in qualche modo vogliamo mettere in discussione, perché propone una sola forma di elaborazione del visivo, del pensiero, della conoscenza. Tu che dici, Tommaso? Sì, io su questa se puoi tornare indietro un secondo, che volevo mostrare una cosa, insomma, che secondo me era abbastanza interessante. Sì, è il fatto che questa è una rappresentazione dei quattro elementi della fisica di Aristotele, però ha un'aggiunta, nel senso che se vedete ci sono dei numeri sopra e sotto queste raffigurazioni, diciamo, analogiche degli elementi, che sono fondamentalmente un calcolo delle proporzioni di questi elementi nel nostro pianeta. Quindi questo è interessante, perché ad una teoria che fondamentalmente si basa sul mito greco, perché è già descritta ancora prima di Parmenide nella teoria dei quattro elementi, ogni volta che questa teoria viene riferita anche in testi che poi sono di filosofia, in enciclopedie medievali, viene in un qualche modo, ad un certo punto viene eliminata per essere sostituita dalla tavola degli elementi. Però in questo caso è un testo del 1500 e abbiamo una sovrapposizione tra delle modalità diverse di rappresentazione del sapere, per cui un qualcosa che assomiglia ad una sorta di rappresentazione per immagini, con invece un calcolo che è quello matematico, e in particolare in questo caso ci sono delle proporzioni statistiche fondamentalmente. Andiamo a vedere questo. Che dici? Invece questo, che devo ammettere che è piuttosto complicato da spiegare, ce ne sono altri di più semplici, è un diagramma che l'origine probabilmente è ricavata dai lavori di Raimondo Lullo, che è un logico, un filosofo catalano dell'undicesimo secolo, e fondamentalmente qui ci sono anche di nuovo gli elementi della fisica di Aristotele, però sono messi in correlazione con quelli che sono le categorie della logica di Aristotele, quindi ci sono alcuni elementi che tra di loro hanno dei rapporti di contrarietà e altri che hanno dei rapporti di contraddizione. Questa era una modalità di ragionamento molto, molto in uso nei testi tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento. E in questo caso, appunto, più che una raffigurazione, diciamo, statistica e matematica, c'è una raffigurazione geometrica. Ed è sempre tratta da un commento a quel trattato che
di cui parlavamo prima, dell'osfera di Sacro Bosco. Sì, qui poi ci sono tutta un'altra serie di esempi che abbiamo riportato, di dove si vede questa integrazione tra tipografia e xilografia che poi tende nel tempo a rarefarsi, insomma, a ridursi sempre di più. Questo è molto interessante perché questa è una freccia, 1499, insomma, molto antica. Queste sono le orbite del Sole e di che cos'altro? Credo la Luna. Sì, poi il Sole sembra raffigurato come Apollo, non vorrei dire. Questa è interessante, appunto, la contrapposizione. Adesso io non mi ricordo mai i segni zodiacali, però... Uno è lo scorpione. Uno è lo scorpione, quindi probabilmente quell'altro è quello contrapposto. Questa è molto interessante, perché questa immagine vorrebbe dimostrare una delle dimostrazioni della rotondità della Terra, perché De Sfera Mundi parla del fatto che la Terra fosse rotonda, insomma. E la, come dire, appunto, raccoglie tutte le spiegazioni di questo tipo qua. E qui vedete questi raggi che partono da questa torre, che vanno verso questa nave. Qui sembra esserci questa specie di tempesta. In realtà è raffigurata in questo modo in questo libro, quindi con immagini separate. Se andiamo a vedere in altre raffigurazioni precedenti si capisce meglio che cosa vuol dire, in particolare questa, come appunto il fatto che la nave della nave appaia prima appaiono prima le vele e poi la nave nel suo insieme, insomma. Ecco, questo molto interessante come insomma la stessa immagine, talvolta anche mal interpretata, possa, come si dice, trasformarsi nelle varie pubblicazioni. Qui c'era una spiegazione delle eclissi e dell'orbita di Mercurio, molto affascinante. Tra l'altro, diverse versioni dello Sfera Mundi hanno una versione a pop-up, insomma, che si può, con cui si può interagire, si possono fare tutte le, come dire, le osservazioni attraverso un modello cartaceo che purtroppo non siamo riusciti a trovare un'immagine come dire, riconducibile a un libro. Io ne ho viste tante ma non ho mai fotografate, quindi non ne abbiamo. Sì, questo posso... Questo? Sì, dico, è anche un, come si dice, un elemento del fatto che abbiamo sempre a disposizione una serie di documenti che sono scannerizzati in due dimensioni, mentre in effetti alcuni di questi testi avevano delle consistenze, cioè erano a tre dimensioni praticamente, si potevano aprire oppure avevano degli elementi che si potevano rotare, solo che adesso appunto avendo dei PDF, che sono delle scansioni insomma a bassa risoluzione, abbiamo solo a disposizione la parte 2D, ecco. Questo però dà l'idea appunto che il libro stesso può essere qualcosa di più evoluto, nel senso che questa idea che ci siamo fatti, che il libro sia semplicemente un elenco di lettere a cui viene ogni tanto contrapposta, e proprio contrapposta, dico uso brutalmente contrapposta, un'illustrazione, è un fatto significativo. Il fatto che noi abbiamo invece uno strumento che ci permette di visualizzare, introdurre video, elementi interattivi, eccetera, eccetera, e lo trattiamo come se fosse un libro, questo, secondo me, questo è un libro cartaceo, anzi, un libro cartaceo molto limitato, è una prospettiva molto, molto povera, insomma. Questo è un altro libro favoloso, un libro manuale di calligrafia. Molto interessante perché anche qui ci sono xilografie intrecciate con testi a caratteri mobili e la cosa interessante è che i testi a caratteri mobili sono inseriti sistemicamente assieme ai disegni, non so come dire, sono intrecciati con i disegni, sono proprio incastonati nei disegni.
e invece il testo corrente è esso stesso una xilografia che dimostra, diciamo così, la calligrafia che Mercatore voleva insegnare, per insegnare ai cartografi, insomma. E questo, secondo me, è un esempio particolarmente significativo e particolarmente importante in questo senso. Questo qui? Sul prossimo? Sì. Io sono, diciamo così, notazioni entattiche, che hanno a che fare con l'entassi, non con tanto con la sinsemia, però... Sì, ma allora questa immagine si contrappone a quella dopo, l'ho presentata per un paio di motivi. Vabbè, sono dei, diciamo, si chiamano signacula tecnicamente, praticamente sono delle rappresentazioni di nomi di pianeti o di demoni, da un manoscritto del decimo secolo, anche questo, insomma, un manoscritto arabo poi tradotto in latino, che si chiama Picatrix. La cosa interessante è che ho recentemente scoperto che cosa sono questi simboli, cioè sono delle raffigurazioni grafiche di connessioni tra dei quadrati magici. Non so se avete presente come sono strutturati, sono delle caselle la cui somma dei lati o delle diagonali dà sempre lo stesso numero. Solo che al posto di esserci di numeri ci sono delle lettere in ebraico, e quindi questi simboli rappresentano il percorso che si deve fare per avere il nome in ebraico dei vari demoni. Una delle ragioni per la quale ho presentato questo testo è perché volevo mostrare la parte successiva, cioè che questo non è un testo, diciamo, scientifico, è un testo più che altro magico e astrologico, e utilizza sistemi, appunto, sistemici per criptare delle informazioni, mentre questo invece è la prima rivista scientifica, che è il Journal des Savants, che è francese, a cui ha fatto, cioè ha seguita praticamente qualche mese dopo una rivista inglese, che è stata, insomma, veniva pubblicata dalla Royal Society. E questi testi invece, a parte che appunto la componente grafica è molto ridotta, però sono dei testi che praticano invece, al posto di avere la criptazione, il segreto delle informazioni, invece una pura visibilità. Questa invece perché l'abbiamo messa? Quella precedente, vabbè, sulla Nuova Atlantide, era perché era, diciamo, il testo filosofico che aveva sviluppato quest'idea di conoscenza come non più segreto, ma come conoscenza condivisa e come correzione condivisa. L'immagine successiva, invece, sono due diagrammi. Giusto, diciamo, ci siamo dimenticati di parlare del fatto che una parte dell'idea che stiamo cercando di sviluppare è quello di avere una revisione di comunità di pari, più che una revisione di quella che è normalmente la peer review, che include due o tre pari che rivedono l'articolo, e che una comunità possa proporre una revisione molto più sofisticata e un'integrazione della conoscenza molto più sofisticata che una semplice revisione, magari svogliata, distratta, insomma, di pochi soggetti. Insomma. Scusa, ti ho interrotto, andiamo avanti con Allora, questa. questo era, secondo me, abbastanza interessante perché il primo, come si vede, è di nuovo un diagramma medievale dei rapporti tra elementi, mentre il secondo è un'illustrazione tratta da un testo di divulgazione scientifica degli anni 70, in cui fondamentalmente che cosa succede? Diciamo che dal punto di vista iconografico sono molto simili queste due figure. La differenza è che ai termini degli elementi nella prima figura sono stati sostituiti quelli di concetti scientifici, quindi atmosfera, biosfera, idrosfera e litosfera, anche se i rapporti tra questi elementi sono gli stessi che c'erano nello schema medievale, cioè di reciproca trasformazione. Per cui questa era un'immagine per mostrare che è possibile inserire delle, come si dice, delle informazioni scientifiche o comunque delle informazioni logiche, concettuali dentro uno schema che poi può essere riutilizzato nel corso dei secoli senza utilizzare appunto una parte testuale. E quindi in questo caso lo schema veicola di per sé una serie di relazioni. Sì,
qui c'era più una somiglianza, diciamo così, nella struttura grafica degli elementi, ecco, più che un... però appunto questo tipo di struttura è piuttosto ricorrente, insomma, l'abbiamo visto. Sì, questo per esempio sono solo dei rapporti di tipo logico, questo è un manuale di logica, anche questo medievale. La cosa appunto anche interessante è che inizialmente nei manoscritti non venivano utilizzate queste figure, cioè questa è la prima rappresentazione di un ragionamento logico di Aristotele nel Periermeneias, che viene fatta attraverso questo schema grafico. Vi assicuro che è molto più semplice leggerlo attraverso lo schema che non nel testo di Aristotele. E non c'è dubbio, per tutte le cose che abbiamo visto anche altre volte, insomma, che alcune cose probabilmente in alcuni ambiti la forma grafica è più congeniale, anche se ovviamente può essere ingannatrice, soprattutto se si attribuisce magari ad un'analogia tra elementi un valore che va oltre a quello di una semplice relazione. Questo è un altro diagramma del XI secolo. Non mi azzardo a pronunciare il nome dell'autore, perché è un monaco inglese dell'undicesimo secolo, quindi ecco, non so come si potrebbe pronunciare. Comunque anche qui, come è avvenuto insomma, tante cose che abbiamo mostrato l'altra volta, forse l'abbiamo anche già mostrata questa immagine in qualche forma, gli elementi sono appunto posti in una relazione, elementi diversi, sempre posti in relazione tra di loro per la somiglianza, diciamo così, delle strutture, delle relazioni logiche che hanno uno con l'altro, e sono appunto basate su queste quattro direzioni principali che corrispondono ai quattro elementi, e in cui si possono inserire tutta una serie di altre combinazioni di stagioni, caratteri, eccetera, eccetera, eccetera. Questa, a proposito di Peirce, di cui abbiamo parlato molto spesso ultimamente. Dai. Sì, allora questa è, diciamo, per chi conosce Peirce, questo è, diciamo, una sorta di ragionamento precedente a quello dei grafi esistenziali, che sono un sistema che svilupperà più tardi. È un tentativo di visualizzazione grafica dei rapporti, diciamo, di analisi logica che ci sono nella proposizione Every woman loves some child of hers, che come si capisce è abbastanza complicata in inglese, e quindi Peirce, per tentare di darne una raffigurazione grafica che potesse esprimerne più sinteticamente il contenuto logico, ha pensato di suddividere parti dei contenuti dei soggetti, quindi elementi che vengono amati, elementi che sono madri, questi sono i quadranti sopra, con una suddivisione in lettere, un'ulteriore suddivisione in lettere dei simboli di sommatoria. Ora, la cosa, diciamo, interessante di questo tipo di lavori e degli ulteriori lavori che Peirce farà in logica è che Peirce comunque era molto interessato alle rappresentazioni medievali di diagrammi, e quindi in un qualche modo lo sviluppo di quella che poi sarà un certo tipo di logica visiva è influenzato chiaramente dallo studio di quanto abbiamo visto precedentemente. La cosa interessante è che appunto questo diagramma rappresenta anche una sorta di punto di blocco di Peirce, che poi semplificherà ulteriormente la rappresentazione, perché come vediamo non è particolarmente semplice da capire. Insomma, l'appunto che c'è corredato a questo schema, che dice: sono riuscito a rappresentare alcune relazioni, ma comunque se uno lo vede non ci capisce niente. Certo, appunto non è detto che tutte le cose abbiano diciamo così, assumono maggiore efficacia una volta visualizzata. Questa non mi ricordo perché l'avevamo inserita. Questa è la prima presentazione dei diagrammi di Eulero, appunto, nella lettera a una principessa tedesca, in cui spiega diversi argomenti di fisica e di filosofia, insomma. Ed è la prima, mi sembra, volta che viene mostrata questa, come dire,
in sostanza lui spiega alcune proposizioni logiche. Proposizioni logiche attraverso queste visualizzazioni grafiche, però effettivamente non mi ricordo perché l'avevamo messa dentro questa immagine, perché quella precedente era stata sostituita, era sempre un'immagine di Peirce che praticamente aveva utilizzato il modello di Eulero-Venn delle rappresentazioni degli insiemi, era appunto la versione un pochino più semplificata di quello schema che abbiamo visto prima. Quindi fai gli scherzi. Gli scherzi. E comunque è interessante appunto che insomma esistano tante possibilità di diciamo così fondamentalmente la componente visiva non deve essere considerata ancillare, secondaria, unicamente magari esplicativa, ma come strumento proprio di elaborazione della conoscenza. Questa invece? Allora, questa è più simile all'immagine che abbiamo visto all'inizio da Cell, perché è una raffigurazione che si trova in un breve articolo di biologia di un biologo piuttosto importante in filosofia che si chiama Jacob von Uxkull. Praticamente è la rappresentazione di un qualsiasi tipo di organismo, un organismo che è in grado di muoversi e che ha un sistema percettivo. Praticamente lui ha rappresentato l'organismo come un circolo e i ricettori e gli effettori sono cioè praticamente i suoi organi, e invece la freccia, le frecce, cioè le parti finali delle frecce, rappresentano quelle che lui chiama cioè marche, in inglese significa anche traccia, comunque per traccia percettuale o marca percettiva indica quelle cose che l'animale individua all'interno di un ambiente. Secondo me era interessante prendere uno schema come questo, perché diciamo che si avvicina a quello che poi saranno i visual abstract di Cell, però è raffigurato ancora in una maniera che assomiglia ancora, insomma, a uno schema un po' medievale. In effetti era questo dialogo, anche lui era molto affascinato dalla cultura visiva medievale, quindi insomma ne riporta un po' alle estreme conseguenze queste modalità. Secondo me non è un male che una cosa abbia questo aspetto, non so come dire, perché sì, cioè nel senso non dobbiamo sottovalutare appunto la complessità delle possibili formulazioni grafiche e che non tutte le formulazioni grafiche si adattano a rispondere a tutte le questioni, in sostanza. Talvolta la raffigurazione è più efficace, talvolta una schematizzazione, ecco, può essere particolarmente efficace. Una cosa importante che era emersa nelle varie discussioni è che in realtà la raffigurazione in qualche modo è una cosa che appunto ci appare molto immediata. E una riflessione che avevamo fatto nasceva appunto da questo. È tanto, come dire, un po' una questione di uova e gallina. È tanto tempo che noi conviviamo con una certa tipologia di raffigurazione, tantissimo tempo, insomma. E queste sono immagini della grotta di Chauvet. La questione è proprio questa qui, insomma. Quanto questo modo di raffigurare sia, come dire, connaturato all'uomo per convivenza, per periodi di tempo, fondamentalmente queste immagini dovrebbero avere, potrebbero avere intorno ai 30.000 anni, un periodo che, insomma, questa convivenza potrebbe avere degli impatti biologici, cosa che ad esempio la scrittura alfabetica non può avere perché esiste da 3.000 anni, troppo poco. E il pensiero che ci è venuto è che questa forza di queste immagini raffigurative sia anche in qualche modo
legata ad una convivenza che abbiamo da lunghissimo tempo. Si vede, cioè queste immagini, sono queste leonesse sono quasi fumettistiche, insomma. Questa cosa qui ci aveva particolarmente colpito, non so come dire, che per cui questo tipo di raffigurazione, per quanto non sappiamo che cosa significhi, che è, però l'oggetto di questa raffigurazione è veramente tanto comprensibile. Il modo con cui è organizzata lo spessore dei tratti, la differenza tra tratti interni e tratti esterni, il fatto che ci sia un contorno del disegno, sono cose che lasciano molto colpiti. Cioè, io sono sempre sbalordito quando vedo queste immagini, perché c'è qualcosa di molto vicino, insomma, a quello che è la nostra organizzazione grafica della raffigurazione. Tu che dici, Tommaso? Sì, a me quello che colpisce è anche il fatto che sono state fatte in condizioni abbastanza difficili dal punto di vista tecnico, perché si trovano molte volte in settori piuttosto reconditi di queste grotte. Poi le datazioni, insomma, tra un'immagine e l'altra molte volte passano moltissimi, cioè possono passare anche dei secoli. Quindi insomma, sono affascinanti. Poi ci sono una serie di ipotesi di paleoantropologia che sostengono che l'utilizzo di torce queste immagini venissero viste in movimento, fossero una sorta di versione molto arcaica del cinema. Infatti c'è un bel film di Werner Herzog che si chiama The Cave of Forgotten Dreams, che però è su Lascaux, e lui parla appunto di origine del questa volontà di costruire delle immagini di movimento a partire da queste raffigurazioni qui. Quindi sì, cioè è effettivamente abbastanza stupefacente il fatto anche che fossero così realistiche. Nel senso che noi abbiamo anche una modalità di apprendere la storia dell'arte, non so, penso al manuale di Gombrich, che sostiene appunto che il realismo sia un qualcosa che si acquisisce con la prospettiva. Poi in realtà c'è, se noi vediamo queste immagini che sono così arcaiche, che però sembrano molto più, diciamo, realistiche di una raffigurazione, ne so, egizia o di un manoscritto medievale, anche se appunto sul realismo, più che altro bisognerebbe dire che assomigliano a una raffigurazione mimetica più che parlare di realismo, però si colpiscono molto. Secondo me è appunto, sì, appunto la questione del realismo. Diciamo così che intanto quello che perdiamo in queste foto è che queste immagini sono effettivamente tridimensionali, nel senso che non sono su una superficie piana, ma sono talvolta su stalattiti, talvolta su pareti di caverne, che quindi cioè non sono lisce e tonde, ma ci sono delle curve, gli elementi sono disposti anche nello spazio in una certa maniera, ecco. Però la cosa che veramente mi colpisce, che mi lascia un'impressione di ok, ma allora forse c'è qualcosa di biologico alla base, è che non è semplicemente raffigurazione, ci sono proprio delle scelte consapevoli grafiche nel modo di costruire la raffigurazione, cioè la scelta di fare un contorno, oppure il trattare i tratti interni al disegno in maniera diversa da quelli esterni. Una sorta di gerarchia dei tratti, che insomma è veramente tanto vicina ad altre cose che non possono aver visto, non c'è possibilità nel senso di uno scambio diretto, non so come dire, non è che un certo tipo di disegnatore è andato a copiare nelle caverne, che mi fa pensare che in realtà ci sia qualcosa di più di una semplice relazione. Poi è chiaro che
questo tipo di raffigurazione così appunto realistica, tra virgolette, è molto più presente in Europa che da altre parti, dove effettivamente ci sono raffigurazioni altrettanto efficaci, ma un po' più astratte forse nel segno. Quindi in Europa ci sono, a parte Chauvet, appunto anche Lascaux, Altamira, eccetera, che hanno chiaramente un approccio un pochino più raffigurativo. Però, se andiamo a vedere anche le cose delle grotte delle isole Sulawesi, insomma, anche lì c'è della raffigurazione, insomma, abbastanza evidente e abbastanza leggibile con i nostri strumenti, ecco. Sì, poi c'è un ultimo punto, se vai sull'altra immagine, no, su quella con i buoi, quella precedente, questa, no, è interessante perché mi sa che in un qualche manuale di neuroestetica avevo trovato, insomma, la raffigurazione delle corna di questi animali poi diventa una B, che è una di quelle cose che si diventa trovano. Diventa una B. B. Sì, cioè nel senso che è nel libro di Dehaene, credo, questa cosa. Non so se l'immagine che abbia preso era da Chauvet, però insomma era questa specie di teoria sulla genesi dell'alfabeto a partire da dei tratti iconici. Vabbè, è molto strano, perché in realtà l'alfabeto ha chiaramente un'origine iconica, perché però è fenice e quindi semita, e quindi con Beth sarebbe la casa, insomma. E quindi è curioso che passi dalle corna del bue, che invece sono appunto l'alef, che è appunto bue. Vabbè, curioso. Beh, ne discuteremo, insomma, di questo aspetto. Ecco, invece questa è molto interessante. Indica chiaramente che c'è qualcos'altro con cui abbiamo convissuto per tanto tempo, che appunto sono le rappresentazioni cartografiche. Cosa? Sì, questa è un'immagine che io ho trovato in un manuale di geografia culturale di Farinelli, e diciamo che viene spacciata come una delle prime rappresentazioni cartografiche, se non insomma la prima, poi probabilmente è tutto da rivedere. La cosa molto interessante, insomma, il sito è in Anatolia ed è un sito a Luyuk, dove insomma c'erano delle popolazioni che vivevano sia di agricoltura che di caccia e raccolta, era un periodo di transizione. E l'aspetto interessante è che insomma ci vivevano 10.000 persone in queste case, che sono raffigurate come se fosse una mappa che dall'alto, mentre quella specie di figura che sembra un po' un animale è un vulcano in eruzione. Però il vulcano invece è rappresentato in assonometria, e quindi diciamo che la cosa che colpisce di questa raffigurazione è il fatto che assomigli veramente ad una mappa, e che ci sia l'idea che si possa schematizzare una raffigurazione dall'alto, senza che probabilmente ci fosse anche la possibilità di concepire una visualizzazione delle case in questo modo. E quindi l'idea che già lo spazio, la strutturazione della città fosse una sorta di scacchiera, e che l'elemento importante e preminente del paesaggio fosse rappresentato con questa forma che è un po' antropomorfa e un po' appunto stilizzata, è tutto molto interessante, perché anche questo, come nel caso di Chauvet, in un qualche modo la riconosciamo subito come una mappa. Non avrebbe quasi bisogno di una specie di spiegazione, ecco. E chiaramente perché siamo fortemente alfabetizzati su questo aspetto. Ecco, una cosa importante di oggi è che, rispetto alle altre volte in cui si esponeva l'esito di ricerche, oggi cerchiamo di sollevare una serie di questioni che vorremmo affrontare, appunto dalla scrittura collettiva a sistemi di scrittura lineare. Tra l'altro, visto che c'è Giovanni Abate Paolo che ci ascolta, che sta sviluppando un sistema che permette di scrivere non linearmente, ecco, e
e volevamo appunto sollevare alcune, lanciare alcune questioni, appunto questa questione della raffigurazione, questa questione della visualizzazione cartografica, della sua riconoscibilità e della alfabetizzazione cartografica, del significato che può assumere in sostanza. Quindi non diamo nessuna risposta, solleviamo domande, poi vediamo insomma se la cosa porta delle insomma, sollecita alcune riflessioni su questi aspetti. Passiamo. Questo è molto interessante, nel senso che tra l'altro a proposito di schematizzazione di visione dello spazio, abbiamo parlato di analogia, di dividere lo spazio in 4, in 12, in 60 e così via. Sì. Questo è una tavola in legno utilizzata da questo frate francescano che si chiama Bernardino da Siena. Ed era una tavola che lui utilizzava durante le omelie, una tavola mnemotecnica. Cosa praticamente significa? Che lui utilizzava questo strumento per memorizzare le parti del discorso che doveva fare, e quindi le utilizzava tutte le parti di questa immagine. Ci sono 360 raggi più piccoli, 12 minori, poi c'è la scritta IHS che fondamentalmente poi verrà riutilizzata dai gesuiti, e l'aspetto interessante di questi dispositivi è che sono delle, come si dice, non è nemmeno uno schema, cioè proprio è un oggetto che serve per memorizzare parti di discorso, cioè in molte culture, non c'è solo nella nostra e non c'è solo nel 1400. Sono dei sistemi di trascrizione delle informazioni che prevedono che le informazioni non siano stoccate dentro, non siano completamente stoccate dentro il dispositivo, ma siano praticamente tutte nella mente della persona che le deve recitare. E l'unica funzione che hanno questi oggetti è quella di memorizzarle spazialmente, per cui darci un ordine. Poi il fatto è che Bernardino da Siena, l'aspetto interessante è anche che giocava sul fatto che questa tavola avesse delle funzioni magiche, quindi ci attribuiva anche un valore in un qualche modo, gli dava un potere di effettuare delle azioni. Quindi diciamo che l'aspetto interessante è che la mnemotecnica, che è questo sistema di organizzazione delle informazioni precedente alla scrittura, che viene comunque riutilizzato in epoca anche, cioè, insomma, fino al 1700, permetteva appunto l'utilizzazione di questi sistemi di memorizzazione. E sì, e che sono ovviamente, diciamo così, che l'interesse è che arricchiscono il panorama degli elementi grafici con cui abbiamo a che fare. Cioè ci sono scritture, notazioni, immagini, artefatti mnemotecnici che non sono che dei supporti. E tutte queste cose qui in realtà hanno dei confini molto labili, perché poi vedremo anche l'immagine successiva, i confini sono effettivamente labili tra un sistema e l'altro, tra oggetto mnemotecnico, testo scritto, immagine e così via, insomma, e notazione. Questo perché l'abbiamo messo? Questo l'abbiamo messo perché era per mostrare come funziona un discorso di tipo mnemotecnico all'interno della pittura. Questo è un Cristo deriso che fa parte di un ciclo di Beato Angelico, e la particolarità del dipinto è che insomma, se vedete, c'è una figura che deride Cristo sputando e alzando il cappello, a cui
fondamentalmente manca il corpo e fluttua nell'aria, poi ci sono delle mani che si muovono. Non è una rappresentazione appunto surrealista, è in realtà il fatto che questo è un particolare dispositivo mnemotecnico che era stato pensato per la meditazione dei frati del convento di San Marco a Firenze, per cui non era necessario rappresentare tutto il corpo in maniera realistica, bastava in un qualche modo fare una sorta di sintesi visiva della scena, per cui mettendo gli elementi principali, che sono le parti del corpo, ma senza raffigurare tutta la scena, in un qualche modo, avendo in mente il testo, questa scena aiutava a visualizzarlo e a meditarci sopra. Questo è particolare. Certo, rendersi conto che appunto in un contesto in cui c'era un libro e che quindi tantissime cose venivano lette in quell'ottica lì, e quindi non era necessario ricostruire tutto, ma bastava un semplice richiamo. In realtà ci sono cose che funzionano così anche oggi, in sostanza. È sufficiente un semplice richiamo, anche non completamente articolato, per innescare tutta una serie di differenze che poi portano alla recuperare un ricordo e utilizzarlo. Ci sono stati due interventi sull'immagine di prima, sul fatto che si dicesse che appunto questo schema insomma di Bernardino da Siena fungesse da reference frame, fondamentalmente sì, cioè è un ideo reference frame, cioè si fornisce un reference frame in cui poi il soggetto pone i propri ricordi. E Giuseppe dice: lo stesso sistema usato anche in senso educativo propagandistico, sistema simile, non so a cosa fa esattamente riferimento, però fondamentalmente questo era uno strumento di predicazione, quindi sostanzialmente sì, cioè nel senso se vogliamo come dire, definire in questo modo, ecco, senza dubbio. Comunque questa secondo me dà proprio l'idea del fatto che in realtà questo confine tra oggetto mnemotecnico, scrittura e sistema di riferimento, perché poi fondamentalmente ci sono degli elementi che richiamano, che ti riattivano tutto quanto con pochissimi indizi, insomma, il confine è veramente labile. E tra l'altro, appunto, insomma, Beato Angelico è uno che appunto ha una componente raffigurativa molto forte, cioè diciamo così che tante cose diventano più raffigurative in Beato Angelico rispetto ad altri pittori precedenti, insomma. Cioè la dimensione di raffigurazione è forte, però nonostante questo, diciamo così, la figura mantiene in sostanza delle componenti molto vicine a quello che noi chiamiamo scrittura. Sì, se posso aggiungere una cosa, l'aspetto ulteriormente interessante è che è in prospettiva. Cioè nel senso che le raffigurazioni mnemotecniche in pittura, per esempio, vengono associate, non lo so, all'allegoria del buon governo o alla raffigurazione simbolica di vegetali, manoscritti medievali, mentre in questo caso c'è un sistema che vorrebbe essere puramente, diciamo, descrittivo e naturalistico, come quello della prospettiva, però all'interno ci sono delle immagini invece che hanno una funzione mnemotecnica che provengono insomma da una tradizione precedente, quindi è molto interessante il fatto che cioè diciamo che la stranezza del quadro risulta anche dal fatto che appunto c'è il Cristo che è dentro una prospettiva, però l'immagine sembra appiattita dal fatto che c'è uno sfondo verde dietro, l'immagine diciamo del personaggio che sta schernendo Cristo, quindi è particolarmente, sì, è un flash di visualizzazione, è proprio borderline questa. Però questo indica chiaramente che la raffigurazione non è contrapposta alla schematizzazione e che le due cose possono convivere tranquillamente, insomma. Questo secondo me è importante perché noi abbiamo tutta una serie di contrapposizioni per quello che riguarda
i concetti di scrittura, immagini, eccetera. Invece i sistemi funzionano meglio quando integrano le funzioni, quando le pongono in relazioni e succedono appunto queste cose appunto borderline, insomma. Per cui la cosa più raffigurativa diventa anche la cosa più schematica, e questo secondo me è potente, insomma. Per questo abbiamo l'intenzione di portare avanti quest'idea anche come forma di scrittura scientifica, insomma. Ma infatti non vedo così tanta differenza con il visual abstract che abbiamo riportato di Sell all'inizio. Esatto, sì. Sì, c'era un'ultima immagine, forse. Questo, diciamo, è un frame. È un puro frame, cioè nel senso che questo è lo schema grafico di tutti quei modelli che abbiamo visto precedentemente a quattro, le relazioni tra quattro elementi, solo che è vuoto, ed è vuoto perché appunto poteva essere utilizzato per raffigurare vari tipi di relazioni, quindi si trovano schemi di questo tipo che sono a quattro o a tre o circolari o a 12, dove praticamente gli elementi venivano inseriti successivamente. E quindi sì, insomma, era interessante anche questo come dispositivo di visualizzazione. Un reference frame portatile, in sostanza. Sì. Come del resto poteva essere questo, poteva essere addirittura quello che abbiamo presentato prima. Sì. Questo qui, insomma, anche se... Qui c'è una componente stampata e una componente calligrafica, perché evidentemente, diciamo così, poteva essere completato con cose diverse. Bene, io direi che, insomma, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Ecco, qui sull'immagine di prima Giampiero Dalai commenta con la sintesi concettuale non è direttamente legata alla sintesi del tratto grafico, che un po' riassume quello che abbiamo tentato di dire con la nostra discussione di prima. Giuseppe aggiunge: ma allora perché non optare per una rappresentazione più sintetica solo per questioni espressive? In che senso non optare? In che contesto non optare per una rappresentazione più sintetica? Scusate, uso il microfono, faccio è chiaro. Sì. No, mi riferivo a quello che diceva Giampiero prima. Rispetto a questa, esatto, rispetto a questo al Cristo deriso di Beato Angelico, se questa raffigurazione ha una funzione mnemonica, infatti è tutta semplificata, cioè perché puoi mantenere l'organizzazione prospettica della rappresentazione? Ma intanto secondo me la dimensione prospettica, come abbiamo visto prima sulla questione della cartografia, quella col video, è comunque aggiungi uno spazio in cui chiaramente qui ci sono degli elementi posti su livelli differenti, come se vi ricordate quell'immagine che avevo mostrato di Rublev, ogni elemento in questa immagine ha una sua collocazione gerarchica all'interno dello spazio, e quindi di per sé non vedo perché non usare la tridimensionalità, diciamo così. Quindi la tridimensionalità non è necessariamente raffigurativa, può essere anche astratta, e in questo caso lo è, perché fondamentalmente abbiamo delle figure che anacronisticamente convivono nello stesso spazio fisico, ma su piani, diciamo così, prospettici differenti, il che non mi crea nessun problema, nel senso, l'aspetto poi di raffigurazione bisogna considerare diverse questioni, che intanto chiaramente, sicuramente una questione espressiva e di arricchimento, di collegamento a un'esperienza, è una fruizione dell'immagine collegata ad una determinata epoca. E poi il fatto che queste immagini raffigurative siano appunto forti perché fanno riferimento a qualcosa che, diciamo così, che va oltre l'immagine stessa e ci aiutino a costruire un contesto. Il contesto di cui il sistema di riferimento di cui abbiamo sempre parlato, e quindi
questi dettagli che sono apparentemente non funzionali, non strettamente funzionali, vanno invece ad accelerare il processo di comprensione di qualcosa, perché, diciamo così, sollecitano tutta una serie di memorie, di riferimenti che in realtà abbiamo sedimentato in una, diciamo così, in un percorso di formazione alla lettura delle figure, delle immagini, insomma. E chiaramente pensando sempre che ogni immagine è collegata al suo tempo e quindi ci sono fortissimi fattori culturali. Il fatto che in realtà una figura, una raffigurazione tendiamo comunque a riconoscere più facilmente, come abbiamo visto con la scrittura azteca, che nel giro di un'ora quanti sistemi di scrittura permettono hanno una soglia d'accesso così basso grazie proprio alla raffigurazione, insomma. Qui dice Giampiero, dice: la prospettiva probabilmente rende rilevante alcune relazioni utili per lo studio, la memorizzazione della variabile come le altre, esattamente, cioè lo spazio, sicuramente questo, ma di per sé anche la componente raffigurativa, secondo me, non è semplicemente accessoria, espressiva, ma è anche funzionale al facilitare la costruzione di un contesto, perlomeno quello, insomma. E Tommaso, vuoi dire qualcosa? Sì, ma il discorso, allora, c'è una componente, diciamo, più storica nella spiegazione, cioè il fatto che, insomma, c'è una teoria, rispetto a questo tipo di raffigurazioni, e una delle teorie, insomma, della mnemotecnica, per come viene tramandata nell'ordine dei domenicani, a partire da San Tommaso, è il fatto che le immagini debbano suscitare un certo tipo di interesse per la loro stranezza, fondamentalmente. È una cosa che si sa. Si sente? Bolzoni ne parla. Sì, no, ti aggiungevo solamente che la Bolzoni ne parla diffusamente di questa funzione delle immagini. Scusa se ti ho interrotto, vai pure avanti. Sì, cioè nel senso che la Bolzoni, Nina Bolzoni, insomma, la rete delle immagini, Franz Yates con l'arte della memoria, Paolo Rossi, insomma, ci sono una serie di studiosi italiani che si sono occupati di descrivere il rapporto che c'è tra mnemotecnica e, insomma, pittura. E il fatto che queste immagini siano strane. È strano ai nostri occhi, però doveva essere strano anche agli occhi degli osservatori dell'epoca. Poi il fatto che avessero una funzione di, diciamo, aiuto alla meditazione implica un altro elemento, cioè il fatto che queste immagini si chiamavano appunto Imagines Agentes e dovevano essere strane e attivate, in qualche modo messe in moto nella mente di chi doveva guardarle. Cioè, questo c'è proprio scritto nei manuali di mnemotecnica. I manuali di mnemotecnica sono pieni di immagini mostruose, perché dovevano, insomma, le immagini mostruose servivano per collegare gli elementi da ricordarsi, in un certo modo questi elementi venivano fissati in modo più forte. Poi avevano un'organizzazione. Avevano un percorso logico. Nel caso di questa raffigurazione è come se chi la stesse guardando dovesse fissare queste mani e questo volto e immaginarseli in moto nel pensiero. E quindi c'è il discorso tra prospettiva e raffigurazione mnemotecnica, spiegato in un libro che si chiama On n'y voit rien. E Histoire des peintures, sono due libri, scusate, di Daniel Arras, che è uno storico dell'arte francese, dove spiega appunto questo discorso che la prospettiva non è proprio un elemento tra gli altri, in questo caso è un elemento che rende la raffigurazione mnemotecnica più complicata. Cioè, se l'immagine è statica, è più facile per lo spettatore, è statica e piatta, è più facile per lo spettatore metterla in moto nella mente. Se l'immagine è realistica e diciamo, ci sono già i volumi, il compito dello spettatore o di chi vuole utilizzare quest'arte, insomma, viene ridotto. Non so se mi sono spiegato bene. Sì, boh, se qualcuno ha domande di chiarimento, mi sembra che si sia spiegato abbastanza bene.
E ho messo tra l'altro i riferimenti alle persone che hai citato, come dire, mi viene in mente, diciamo, così se uno vuole cercarsi i libri si trova. Bene, se ci sono domande possiamo dire di aver concluso Radio Babele. Adesso con l'estate effettivamente vi lasciamo alle spiagge, alle vacanze in posti esotici, e magari potremmo tornare in autunno e parlare di altri aspetti della scrittura, della lettura, magari da altri punti di vista. Boh, se non ci sono domande, eccolo qua. No, c'è una domanda. Figurati. È del tutto utopistico pensare di produrre articoli scientifici che integrino maggiormente quelli oggi che vengono distinti in testo e figure, definiti anche a livello tecnico. Se si pensa ai sistemi di typesetting o anche allo standard HTML, per dire, è un problema tecnico, è un problema di standard di produzione dei paper, è un problema di modalità di diffusione delle conoscenze. Allora, provo a rispondere io, per poi, diciamo così, inneschiamo la cosa e ne dialoghiamo sopra. Allora, è prima di tutto un pregiudizio, nel senso che in qualche modo noi abbiamo costruito appunto gli standard, abbiamo costruito l'oggetto computer per rispondere a quello che era il nostro pregiudizio sull'oggetto libro. Cioè, nel senso, noi abbiamo messo insieme una macchina per scrivere la televisione, però fondamentalmente funziona come una macchina per scrivere, e la concezione del testo è quella del typesetting, della composizione lineare, quella che riguardava la costruzione del libro come è stata ripensata dalla stampa. Quindi c'è un problema di pregiudizio culturale che ha informato di sé gli standard, e quindi noi abbiamo a che fare con standard che, pur avendo un mezzo che ci consentirebbe di fare quel cavolo che vogliamo dal punto di vista visivo, semplicemente questo mezzo è pensato con in testa l'alfabeto e con in testa la composizione tipografica lineare. Quindi se dobbiamo ripensare, dobbiamo anche rielaborare, hackerare gli standard, perché fondamentalmente questi sono frutti di un sistema di pensiero che appunto condizionato da alcune forme, tant'è che appunto questo porta dei fallimenti, nel senso che il pensare al libro elettronico come si è pensato al libro cartaceo è stato un fallimento a livello anche economico. Adesso magari il libro, diciamo così, che magari il Kindle, quegli affari lì funzionano, ma se dobbiamo pensare a un libro scolastico e la nostra idea di trasposizione elettronica è un PDF o qualcosa che gli somiglia, insomma qualcosa che comunque presuppone quel tipo di lettura, allora probabilmente c'è qualcosa di sbagliato, insomma. Ecco, semplicemente, sicuramente questo è un punto. E poi l'altro punto è che chiaramente questo sistema rende molto difficile produrre immagini di un certo tipo a chi non ha strumenti per farlo, ecco. A chi non ha strumenti per farlo. Vuoi dire qualcosa? Sì. Ma secondo me il discorso è rispetto a quanto abbiamo detto oggi, riguarda anche cioè la raffigurazione di Lescaut e di Chauvet di nuovo. Cioè, nel senso che è vero che c'è un tratto biologico o perlomeno neurologico nella nostra specie che sta alla base di questo tipo di raffigurazioni o dell'utilizzo di mnemotecniche, cosa che invece per quanto riguarda la scrittura è un fattore culturale, cioè nel senso che, almeno secondo alcune ipotesi, esiste un modulo che si attiva nel cervello delle persone che apprendono a leggere, ed è un modulo che praticamente è una,
un insieme, una rete di sinaptica che si attiva a partire da delle aree che teoricamente sarebbero distinte, sono delle aree che servono alla percezione del paesaggio, alla percezione di volti. Quindi il discorso potrebbe andare molto indietro sul fatto che il discorso scientifico sia organizzato secondo la forma paper, che la forma paper sia strutturata in maniera testuale, è in effetti cioè è una cosa che potrebbe essere cambiata. Per me l'immagine che era stata fatta vedere penso precedentemente del diagramma di Darwin, che parte dallo schema di un corallo per rappresentare la selezione naturale, è un esempio, cioè nel senso che quello è un documento di un passaggio di un ragionamento scientifico che però non è espresso in forma testuale, ma è espresso con una forma mista. Quindi secondo me è proprio un problema di architettura delle informazioni e più che altro anche di velocità della trasmissione, forse anche quello, cioè nel senso che la codifica di un testo è più veloce probabilmente, non lo so. E anche per il fatto che come dire, se ci pensi, ai bambini viene insegnato a scrivere, praticamente, questo è sicuramente importante, viene insegnato a leggere, però molto spesso non viene insegnato a leggere una carta geografica, non viene insegnato a leggere un grafico, o magari sì. Ecco, forse probabilmente è una cosa che richiede del tempo, nel senso del fatto che delle generazioni crescano con delle forme di alfabetizzazione più complesse, ecco, e che sfruttino meglio le connessioni tra diverse forme di rappresentazione, insomma, con ovviamente un'alfabetizzazione adeguata, nel senso che chiaramente se uno non è alfabetizzato a leggere un diagramma, non legge, fa casino, ci sono santi, perché comunque è complesso, magari appunto crescendoci assieme uno si abitua, ma tendenzialmente non è un'operazione scontata e naturale, insomma. E così come produrre una schematizzazione, una raffigurazione non lineare è una cosa che chiaramente alcune persone sono più formate a farlo di altre. Alcune persone possono anche presentare delle difficoltà, delle forme addirittura di dislessia non lineare, non so come dire. Perché effettivamente non è che, cioè, i meccanismi sono tanti. Quelli che hanno, non mi ricordo come si chiama questo problema, questo disturbo, di non riuscire a trasferire dalla pianta allo spazio. Cioè, non so come si chiama. Però c'è un disturbo di questo tipo. E, per cui non sono assolutamente in grado di leggere una pianta o una carta geografica, insomma. E, effettivamente bisogna tenere conto di tutti questi aspetti. Chiaramente, però, secondo me, il fatto di forzare questa dimensione non lineare è una cosa in qualche modo auspicabile proprio per la potenza anche euristica che questa capacità di costruire immagini porta. Secondo me, appunto, è anche una questione veramente su cui si dovrebbe lavorare fin dall'infanzia, nel potenziare gli strumenti di scrittura. Noi a malapena conosciamo una lingua e sappiamo usare un alfabeto e i numeri, ma poco più. E questa, forse ecco, i diagrammi cartesiani, per quelli un pochino più evoluti, ma queste cose, diciamo così, non avere strumenti è una mancanza. Poi, se posso aggiungere un ulteriore elemento, il discorso di ragionare su queste forme sinsemiche è utile anche per un più ampio discorso sulle interfacce. Cioè adesso banalmente noi abbiamo presentato questa cosa attraverso delle slide che sono dei rettangoli con dentro delle immagini che si muovono sequenzialmente
l'utilizzo delle interfacce è sempre opaco, perché diciamo che noi facciamo attenzione a una serie di elementi che sono quelli del contenuto, ma il modo con cui vengono presentati, non lo so, per esempio che una pagina internet abbia l'infinite scroll, che non ci si, cioè, si possa muovere dall'alto verso il basso, ma non in altre direzioni. Cioè sono tutte delle cose che in qualche modo, insomma, il frame, non vederlo vuol dire subirlo, non so come dire. Quindi secondo me è molto importante questa cosa, soprattutto perché adesso passa, cioè, la maggior parte delle informazioni noi le ricaviamo attraverso questi dispositivi che sono fatti in un certo modo e continuano a perorare questo stesso sistema, che è un sistema che è quello dei libri, insomma. Quindi, insomma, è utile anche per riflettere su quelle che sono tutte le interfacce con cui noi abbiamo a che fare quotidianamente. Esatto. Beh, comunque, direi che a questo punto ci si prospetta un radioso avvenire di innovazioni. Insomma, tanto qualche cosa la... lo faremo, insomma. Posso aggiungere un'altra cosa? Non so se abbiamo tempo. Pensavo non mi sentiste. No, tornando al discorso legato alla scrittura scientifica, stavo pensando la presenza che la scrittura alfabetica e quella non alfabetica hanno all'interno di un paper, bilanciato o non bilanciato, potrebbe essere anche rivista, per esempio... non so, nelle poster session, mi immagino, in cui la modalità di fruizione del testo è completamente diverso, probabilmente è possibile vedere che c'è uno sbilanciamento verso la struttura non alfabetica, cioè vengono utilizzate molte più illustrazioni, molte più immagini, molti più grafici, e non si ha, come dire, la percezione che questi debbano servire al testo alfabetico. Non so se è chiaro quello che voglio dire. Di certo, in realtà se vede delle poster session, in gran parte delle volte sono delle cose abbastanza pasticciate e si capisce ben poco, e quasi sempre necessaria la presenza di questo del sì, però c'è molto più utilizzo, cioè se analizziamo in percentuale l'utilizzo del testo alfabetico è molto più molto ridotto rispetto a quello di un paper all'interno di una rivista, per esempio. Sì, sì, ma spesso non sono degli esempi edificanti, non so come dire, perché poi ovviamente è difficile. Poi molte cose nascono per essere lineari. In realtà la poster session è un po' il piano B, non so come dire, quando un paper non è completamente accettato e comunque vabbè, fagli fare il poster. Ecco, quella cosa potrebbe essere sicuramente potenziata. Il problema è che effettivamente molto spesso chi deve presentare un poster non ha gli strumenti per elaborarlo e non ha spesso le competenze. Però sicuramente quella del poster è una forma, diciamo così, più vicina, anche se chiaramente è una forma che è collegata ad una conferenza e non trasferibile in digitale. Ad esempio, in digitale un poster funziona malissimo perché non lo puoi stampare, perché non lo puoi vedere a schermo. Il pensiero è che possiamo fare qualcosa di diverso in questo senso, possiamo fornire degli strumenti per rendere più facile, cioè la bellezza e l'interesse di quella della cosa che ha presentato, che ci ha insomma suggerito Silvio Lo Russo, questa qui, era che in realtà tu hai degli strumenti visivi, non so come dire. Hai un set di regole limitate, e questo in qualche modo ti aiuta a come dire, a gestire meglio gli strumenti. Puoi fare poche cose, non so come dire. Sì, perché mette a disposizione un sistema, come dire, già compilato. Il Presley aveva questa caratteristica, ti dà un set di variabili già ben coordinate. Tu potevi mettere le frecce, cose, i caratteri, e usare i due o tre caratteri. Non potevi fare tanti mischioni. E quindi eri vincolato a un certo tipo di scelte anche grafiche. E questo può essere sicuramente uno strumento, avere dei moduli già pronti, precostituiti.
È chiaro che questo ti lascia molta poca libertà, nel senso è molto WYSIWYG e poco WYGIWYG. Però diciamo così che è un ragionamento che va fatto. Puntiamo una logica per cui chi elabora le cose deve poter disporre di tutti gli strumenti, ma poi non riuscire a farlo, oppure avere degli strumenti facilmente utilizzabili ma che non ti permettono di esprimere qualsiasi cosa. Questo è un dilemma fondamentale che dobbiamo affrontare se vogliamo veramente proporre una modalità di elaborazione della conoscenza di un certo tipo. Dal punto di vista grafico, intendo. Ecco. Sì. Sì, anch'io direi che questa cosa della riduzione delle variabili è abbastanza importante. Stavo pensando a dei PowerPoint fatti in ambiente, diciamo, non so, in ingegneria o altre cose, che utilizzando gli strumenti forniti da Word, insomma, vengono fuori dei tipastrocchi assurdi, incomprensibili, perché poi bisogna per forza fare un PowerPoint per le presentazioni, ma non è detto che gli strumenti forniti dal Word o dal PowerPoint appunto siano il meglio, anzi ce ne sono probabilmente troppi. Secondo me c'è una questione fondamentale che sottolinea sempre Gino Marini riguardo a temi completamente diversi. La differenza tra un editor, sì, perché poi si occupa di altre cose, la differenza tra un editor e un CAD. Cioè l'editor è una cosa che ti permette di fondamentalmente scrivere un testo, disegnare, imitando più o meno quello che è la scrittura di un testo o il disegno in un ambiente fisico, mentre il CAD è progettazione assistita, e vuol dire che il software ti fornisce degli strumenti per scrivere, fondamentalmente, per assisterti nella tua progettazione del testo. In qualche modo, come quando uno usa un CAD, ti dice no, quella colonna lì è troppo sottile, ti crolla la casa sulla testa. In qualche modo un CAD della scrittura ti suggerisce, ok, guarda che devi fare dei livelli gerarchici. Queste robe, questo il testo che hai fatto è tutto troppo piatto, non si capisce quali elementi hanno relazione con cosa e sembra tutto sullo stesso piano. E quindi ti può dare dei, appunto, ti assiste nel progettare, ti assiste nel combinare i colori, cioè ti impedisce di fare, ad esempio, sovrapporre, non so, scrivere un testo giallo su fondo bianco. Dice, però non risponde ai requisiti di contrasto luminoso, ti spinge a concepire il testo, appunto, su livelli gerarchici. Ti spinge a cercare di creare delle parentele tra gli elementi e che queste parentele abbiano un corrispettivo semantico, un corrispettivo grafico, insomma. E ti costringe a ragionare sulla semantica, sul valore semantico degli elementi che stai coinvolgendo in un testo visivo. Una specie di correttore automatico degli elementi grafici. Non è proprio un correttore automatico, è proprio un assistente. Ti dice, ok, date le cognizioni che abbiamo, è meglio fare così. Se fai così, questa roba non sta in piedi. Non è proprio un correttore automatico che ti sostituisce le parole, ma è un qualcosa che ti assiste, che ti dice, ok, ti fai i calcoli, cioè come fa un CAD, ti fai i calcoli, lui, mentre tu mi piazzi la colonna, lui ti fa i calcoli statici e dici, ok, questa colonna funziona o non funziona. E allo stesso modo tu tagli un testo, lo costruisci, gli dai dei valori, vai dei valori semantici alle varie costituenti e lui ti fa notare che ci sono delle relazioni che sono esprimibili graficamente. Insomma, quindi questa cosa qui è un processo. Ah, beh, ci sono gli editor dotati di intelligenza artificiale, beh, questo è molto interessante. Se ci passi, linkali. Assolutamente, questo è interessante. Anzi, cioè, siamo alla ricerca di tutto ciò, nel senso che
bisogna vedere su che cosa è basata l'intelligenza artificiale, nel senso, però sicuramente questo è perché è importantissimo ragionare su quali sono gli elementi che devono essere osservati da questa intelligenza artificiale. C'è un studente che ha fatto una tesi molto interessante su questo tema, Matteo Palù, che però non gli ha più dato sviluppo, invece sarebbe importante, interessante che ne ragionasse ancora, insomma. Perché appunto in qualche misura le intelligenze artificiali vanno nutrite con le giuste categorie, insomma, i giusti esempi. Non so come dire. Intanto lo copiamo. Grazie. Grazie. Perché c'è da dire che abbiamo trovato una piattaforma per fare editing e revisione di testi collaborativa, ma non ha un'interfaccia che permette la manipolazione di oggetti grafici per il momento, quindi bisogna anche capire questo. C'è anche questo beautiful.ai, interessante, vediamo un po' cos'è. Che beautiful presente è una specie di Prezi. Beh, in effetti il Prezi originale era una figata, cioè nel senso che avevi quattro funzioni, non potevi sbagliare, non so come dire, infatti era utilizzabilissimo da neofiti. Poi vi abbiamo voluto fare delle cose più sofisticate, più controlli, più robe, però si è persa un po' la... Infatti funzionava benissimo per schematizzare, molto meno bene per presentare. Questa roba qui ce la guardiamo bene, perché effettivamente l'idea di avere una piattaforma che permetta che ti aiuti a scrivere, che oltre ad aiutarti a fare le revisioni collettive dei progetti, dei testi scritti, è interessante ed è un obiettivo, insomma. Insomma, un pezzo alla volta riusciremo. Comunque è molto interessante. Adesso queste qui segniamocele e ci rifletteremo e ci lavoreremo quest'estate e speriamo di a breve un... Bene, attendiamo anche la tesi di Giovanni Vate Paolo, che se ne sarà andato. E sì, infatti. Ah no, è lì. E vediamo che cosa viene fuori, insomma. E, nulla, dai, se non c'è null'altro, è stato bello conoscervi. No, non conoscervi, perché tra l'altro... Io vedo dei nomi, molte persone le conosco, altre meno, e altre per nulla, però effettivamente tutti i vostri interventi sono sempre stati molto, come si dice, utili per arricchire e comprendere meglio quello che stavamo osservando, e anzi talvolta anche per rivedere interamente quello che abbiamo proposto, insomma. Ringrazio anch'io per avervi ascoltato e Luciano per avermi chiamato, insomma è stata un'ottima opportunità. Perché non creiamo un gruppo Facebook per Radio Babele? Molto volentieri, sì, l'unico problema grosso è che non ho un account di Facebook, però vabbè, magari lo creiamo e insomma... Tommaso, ce l'hai l'account di Facebook? Sì. Sì, ce l'ho. Si può... Telegram? Non è anche Telegram. Sì, dai, proviamo. Magari qualcosa lo faccio. Dai, Telegram magari lo faccio. Facebook mi... ho capito. Non è che sono un... Anzi, io sono... Telegram è fondamentale. Lo devo fare. No, è che il problema non è quello. È che uno ha tante cose da fare nella vita e... Però io sono convinto di essere uno dei primissimi nativi digitali.
perché ho avuto il computer fino da quando avevo 6 anni, quindi fondamentalmente sarà possibile rivedere la registrazione di questa chat video? A questo punto sì, in realtà non l'abbiamo più pubblicata perché se no nessuno veniva a sentirci dal vivo e la cosa si impoveriva molto, però sì, metteremo tutto e faremo, però dobbiamo fare un po' di editing, un po' di lavoro, quindi non è una roba che si fa in 3 minuti, però lo faremo perché effettivamente ci sono state delle cose molto interessanti che altrimenti andrebbero perse. Infatti anche la scorsa puntata sul giochino da fiore era piuttosto ricca, ecco, e perderla sarebbe un peccato. Aspettiamo la seconda stagione, certo, dove moriranno tutti i protagonisti della prima. A parte me, spero. Tommaso lo facciamo schiacciare anche in un combattimento. A 10 anni, in effetti. Bene, ci sentiamo. A presto, grazie a tutti.